In principio, Dio creò il cielo e la terra. La terra era una massa informe e vuota, e le tenebre erano sulla superficie dell'abisso. E lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. E Dio disse: sia la luce. E la luce fu. Dio vide che la luce era buona e separò la luce dalle tenebre. E chiamò giorno la luce e chiamò notte le tenebre. E fu sera e fu mattino, il primo giorno. Simpatico Dio. Mi somiglia? Oh, mica lo dico io, eh. Lo dice lui. Ci ha fatto a sua immagine e somiglianza. Perciò la somiglianza è reciproca. Lui mi guarda, mi giudica e anche io, nel mio piccolo, con rispetto, lo guardo e lo giudico. È reciproco. Questa creazione del mondo, per esempio, per carità, però, a parte che non si capisce perché proprio lui, che avrebbe potuto creare tutto in un attimo, così con uno schiocco di dita, ammesso che abbia le dita, ha deciso invece di metterci una settimana. Curioso. Ma soprattutto va detto, analizzando il suo lavoro, che, con tutto il rispetto, ma anche con una certa chiarezza, ha lavorato piuttosto male. Perché il primo giorno che fa? Si trova a dover gestire un materiale molto caotico. La terra era una massa informe e vuota, le tenebre erano sulla superficie dell'abisso, lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Un pasticcio incomprensibile, un materiale che peraltro si era procurato lui, perché non può prendersela con fornitori esterni. E dunque, dopo aver tentato per tutta la giornata di districarsi in mezzo a questo caos, ha l'unica vera intuizione della giornata: accende la luce. Ora, chiunque di noi che, avendo soltanto una settimana a disposizione per fare un lavoro di questo genere, impiegasse l'intera prima giornata solo per allacciarsi alla corrente, verrebbe preso o per un eccentrico o per un incapace. Ma così è. Fu sera, fu mattino, il primo giorno è andato. Il secondo giorno, se possibile, il Signore e Dio lavora ancora meno e peggio del primo. E Dio disse: ci sia un firmamento in mezzo alle acque che divida le acque dalle acque. E Dio fece il firmamento, separando le acque che sono sotto il firmamento e le acque che sono sopra il firmamento. E così fu. E Dio chiamò cielo il firmamento. E fu sera e fu mattino, il secondo giorno. Col che capiamo che ha un grave problema idraulico. Questo è il problema tipico che devono affrontare tutti coloro che si mettono nelle costruzioni. Ma lui, in questo devo dire, mi somiglia. Siccome si è messo in testa di far tutto da solo, invece di rivolgersi a degli specialisti, tenta di risolvere la questione in proprio. In questo caso gli specialisti sarebbero gli idraulici, ed è vero che gli idraulici sono difficili da trovare, però non mi dite che lui poteva avere questo problema. Che gli costava? Alla peggio avrebbe potuto dire sì all'idraulico. Ed ecco che l'idraulico si sarebbe materializzato. Anzi, avrebbe avuto il privilegio unico al mondo di vedere fisicamente un idraulico appena è stato chiamato. Ma in realtà lui che fa? Cerca di risolvere questo problema delle acque inventandosi un firmamento, che però non è il firmamento che noi immaginiamo, quello con le stelle, perché le stelle le fa soltanto al quarto giorno. Quindi che fa? Mette questo enorme, ingombrante catafalco, un coso, in mezzo alle acque,
con il quale ottiene come unico effetto che un po' di acque vanno sopra il firmamento, un po' di acque vanno sotto il firmamento, chiama cielo il firmamento, fu sera, fu mattina, il secondo giorno. Ora, voi ditemi, avesse avuto dei professori, avrebbero detto sicuramente di lui, potrebbe fare di più. Il terzo giorno, che fa? E Dio disse, si raccolgano in un luogo solo le acque che sono sotto il cielo e appaia l'asciutto. E così fu. E Dio chiamò terra l'asciutto e chiamò mare la massa delle acque. E Dio vide che ciò era buono. E Dio disse, produca la terra germogli, erbe che facciano semente, alberi fruttiferi che diano frutti contenenti il seme secondo la loro specie sulla terra. E così fu. E Dio vide che ciò era buono. E fu sera e fu mattino, il terzo giorno. Mi somiglia. Anche io lo capisco, questa è la classica crisi del creativo. Io, per carità, faccio cose ben più in piccolo, ma anche a me capita, quando ho un po' di tempo per un lavoro, di sprecare la prima parte di questo tempo soltanto baloccandomi così, teoricamente, con l'idea di me creativo, ma non faccio realmente niente di concreto. Infatti, secondo me, lui all'inizio di questa terza giornata, consapevole di essere già abbastanza in ritardo, probabilmente ritorna al tavolo dei progetti, cerca di razionalizzare, ma più razionalizza e più è astratto. Infatti, che cosa partorisce nella prima parte del terzo giorno? L'asciutto. E che cos'è l'asciutto? È la sottrazione delle acque, col che capiamo che le acque continuano a essere una sua ossessione. Ma che se ne fa di questo concetto astratto, l'asciutto? Poi chiama terra l'asciutto e mare la massa delle acque. 3 giorni per capire che quello era il mare. Dopodiché, nel pomeriggio, finalmente comincia a produrre qualcosa di più concreto, germogli, erbe, frutta, verdura, tutte cose buone che fanno bene alla salute per una dieta equilibrata. Peccato che non ci sia nessuno che può fare questa dieta. Dopodiché, probabilmente stremato dal troppo lavoro, fu sera, fu mattino, il terzo giorno. Però bisogna dire che a questo punto abbiamo veramente la sensazione che il Signore Dio abbia preso l'abbrivio e quindi che ora possa davvero cominciare a creare come tutti ci aspettiamo da lui. Vai, Signore, vai, vai col quarto giorno. E Dio disse, vi siano delle luci nel firmamento del cielo per distinguere il giorno e la notte, e siano come segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni, e servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così fu. E Dio fece 2 grandi luci, la luce maggiore per reggere il giorno e la luce minore per reggere la notte, e inoltre le stelle. E Dio le collocò nel firmamento del cielo per illuminare la terra, reggere il giorno e la notte e separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che ciò era buono, e fu sera e fu mattino, il quarto giorno. No, io francamente non capisco. No, io dico, davvero con tutto rispetto, con affetto a questo punto. L'affetto di un figlio che dice, scusa, signore, abbi pazienza, se c'era una cosa che avevi risolto, seppur faticosamente al primo giorno, quello era il problema della luce. Ora, perché ci torni sopra con tutto quello che c'è da fare? Sei in un ritardo mostruoso, non ci sono montagne, non ci sono campagne, non c'è una spiaggia decente, non c'è nessuno in giro che possa mangiarsi quella roba che hai fatto. Perché torni sul problema della luce? Ormai, mi sembra di vederlo, è una specie di architetto geniale, folle, ma un po' fuori controllo, che vaga, ormai perso, nel grande cantiere della sua enorme casa, che è soltanto nella sua testa, perché è una casa nella quale ancora non c'è nulla, non ci sono i muri maestri, non ci sono le colonne, non ci sono le porte, le finestre, però lui immagina i punti luce. Mettiamo un applique qua, dei faretti là. Ora, esistono alcuni commentatori, rabbini,
medievali francesi che hanno tentato una spiegazione a questa apparente defaianza del Signore. Cioè loro dicono probabilmente il Signore Dio al quarto giorno si è accorto che la luce che aveva fatto al primo giorno non era una luce adatta agli uomini, era una luce da Dio che sarebbe stata tossica nel momento in cui fosse entrata in contatto con gli uomini, e dunque decise di ritirare questa luce. Però aveva il problema che hanno tutti i grandi imprenditori, lo smaltimento dei rifiuti tossici, cioè non sapeva fisicamente dove mettere questa luce. Allora si inventò, dicono i rabbini, un enorme contenitore nel quale cacciò a forza questa luce, ma la luce era evidentemente prorompente, dunque fece esplodere il contenitore e cadde in miliardi di scintille sulla terra. Allora, concludono i rabbini, è compito di noi uomini riportare la luce originaria scintilla dopo scintilla attraverso le buone azioni, che altro non sono che scintille della luce di Dio. Beh, di fronte a una spiegazione del genere non c'è che da inchinarsi ed apprezzare, in effetti, che seppur con qualche contraddizione, il Signore Dio in questa quarta giornata ci regala un paio di invenzioni meravigliose. Cosa sarebbe la nostra vita senza la luce maggiore, il sole, la luce minore, la luna? E inoltre, vedete, a volte nella Bibbia anche una parola così piccola come inoltre fa capire un sacco di cose. Io leggo in questo inoltre tutto l'understatement del genio. Inoltre, mentre è lì, già che è lì, tac, inoltre, tac, ti fa un miliardo di stelle. Vedete che quando vuole il talento ce l'ha. Ma purtroppo a questo punto fu sera, fu mattino, il quarto giorno. Ovviamente all'inizio del quinto giorno il Signore Dio prende reale consapevolezza del ritardo mostruoso nel quale si trova. E allora viene investito da una sorta di delirio compulsivo creativo. E passa da un eccesso all'altro, dal fare troppo poco a fare troppo, e comincia a partorire senza controllo una quantità infinita di esseri viventi di ogni genere, e si mette a urlare, sembra un sergente dei Marines impazzito che urla, urla, ordini, urla, urla. E Dio disse: brulichino le acque di un brulichio di esseri viventi, e volatili volino sopra la terra dinanzi al firmamento del cielo. E Dio creò i grandi cetacei e tutti gli esseri vivi guizzanti di cui brulicarono le acque secondo la loro specie, e tutti i volatili alati secondo la loro specie. E Dio vide che ciò era buono. Signore mio, cos'è che vedi? Buono cosa buono? Non si può lavorare a questa maniera, perché è logico che facendo così tutto di corsa, voi ditemi che motivo c'era di fare tutti questi pesci? Perché tutti questi pesci invarianti continuano, si fa prendere anche ad una sorta di narcisismo creativo, li fa in 100.000 milioni di versioni, il pesce palla, il pesce luna, il pesce San Pietro, il pesce sega. Ci vorrebbero 6 giorni solo per contarli. Ma voglio dire, i pesci sono sempre quelli. Ci hai creato un sacco di problemi, anche dal punto di vista zoologico. Che dobbiamo fare con questi pesci? Quando hai fatto, lo diciamo noi per esperienza, un pesce che va bene alla piastra? Un pesce che è buono al forno con le olive? Uno che crudo mi funziona per l'antipastino di mare? Noi siamo a posto. E anche i volatili, che motivo c'era di infestare i nostri cieli di tutti questi esseri volatili? Passi per gli uccelli, pazienza, ma gli insetti, voi ditemi che motivo c'era di buttare nei nostri cieli tutti questi insetti, le zanzare? Saranno anche creature di Dio, ma sono fra le più stronze. Che motivo c'era tutti questi insetti? Anche lì un minimo di controllo, di programmazione. Vuoi fare gli insetti? Fai gli insetti. Fai un po' di tafani per l'archivio. Fai un pugno di mosche per dar senso all'espressione. Fai un po' di moscerini per far contenti i lavavetri, e morta lì. Io non avrei voluto essere presente durante il quinto giorno. Doveva essere un delirio fra acqua e aria, un movimento continuo. Fu sera, fu mattino, è l'unica volta in cui accogliamo con sollievo che sia finita la giornata.
Ma naturalmente all'inizio del sesto giorno il Signore Dio ha ancora un sacco di esseri viventi da fare. E allora via, via, ancora con più energia, via, via. E Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, animali domestici, rettili e fiere della terra secondo la loro specie. E così fu. E Dio fece le fiere della terra secondo la loro specie, gli animali domestici secondo la loro specie e tutti i rettili della terra secondo la loro specie. E Dio vide che ciò era buono e Dio disse: facciamo l'uomo la nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Capito? Com'è andata? Noi che ci si illude di essere al centro dei suoi pensieri, di essere il perno intorno al quale ruotano tutte le creature viventi. Quando ci ha fatto? Alla fine dell'ultimo giorno, sulla fatica. E qui si vede tutta la sua inesperienza in fatto di lavoro, perché lui, a parte quella settimana lì, non ha mai più lavorato. E si capisce, mentre noi che lavoriamo tutta la vita lo sappiamo che non si può fare un errore del genere, fare la cosa più importante di tutte al pomeriggio del venerdì, verso le 6, 6:30, quando non c'è più nessuno in ufficio e hai la testa sdraiata nel weekend. Facci lunedì, Signore, verrebbe da dire. È ovvio, lui a quel punto non solo è esausto, ma non ha più idee. Ha fatto esseri viventi di ogni genere. 2 zampe, 4 zampe, 8 zampe, con le ali, senza le ali, collo lungo, collo corto, col pelo, senza il pelo, con le pinne, col fucile, gli occhiali. Che si deve inventare? Non ha idee. E allora io lo so com'è andata, me lo immagino. Avrà preso una piccola pausa. Se la meritava. Benedetto Signore, è andato a sciacquarsi il suo sacro volto, poi si è guardato nello specchio che c'è normalmente davanti al lavandino. E che ha visto? Ha visto se stesso. Un essere, certo, superiore, però anche un essere stravolto dalla fatica, con le occhiaie, scontento di sé. E ha detto: lo faccio come me. Capito come ci ha fatto? Non ci ha fatto al primo giorno a sua immagine quando era bello tonico, ma ci ha fatto all'ultimo giorno quando era sotto un treno. È per questo che noi siamo venuti fuori come siamo venuti, fallati all'origine. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio vide tutto ciò che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. E fu sera e fu mattino, il sesto giorno. Così furono compiuti il cielo, la terra e tutte le loro schiere. Avendo dunque Dio compiuto nel settimo giorno l'opera che aveva intrapreso, nel settimo giorno si riposò e benedì il settimo giorno e lo rese sacro, perché in esso si era riposato da ogni sua opera. Bisogna sempre leggere le cose fino alla fine. È il settimo giorno la chiave, perché se noi avremmo potuto anche credere che il Signore Dio avesse bisogno di una settimana per fare il mondo, non ci caschiamo. Non ci crediamo che lui abbia bisogno di riposarsi. E dunque questa storia l'ha costruita per noi, perché noi si imparasse che le cose vanno fatte per gradi, con un progetto, che qualche volta capita anche di fare degli errori e che qualche volta le cose migliori vengono alla fine. In fondo noi siamo pur sempre la sua brutta copia, ed è un privilegio. Poi ci ha fatto maschio e femmina, crescete, moltiplicatevi, ci ha detto, ci ha dato un bel compito, e noi ci moltiplichiamo, spero anche voi, io più che altro mi sono diviso, insomma.
Soprattutto ci ha fatto capire che nemmeno lui è disposto a creare nulla con uno schiocco di dita. Queste sono le origini del cielo e della terra quando furono creati. Giacobbe intanto, partito da Bersabea, si diresse verso Caran e giunse in quel luogo e vi passò la notte, perché il sole era già tramontato. Prese una delle pietre del posto, se la mise come guanciale e in quello stesso luogo si coricò. Vide una scala, era poggiata sulla terra e la sua cima arrivava fino in cielo. Ed ecco gli angeli di Dio che salivano e scendevano per quella scala. Ed ecco il Signore Dio stava sopra quella scala e gli diceva: io sono il Signore, il Dio di Abramo tuo padre, il Dio di Isacco. Io darò a te e alla tua discendenza la terra sopra la quale tu ora sei coricato. La tua discendenza sarà come la polvere della terra. Ti estenderai a occidente e a oriente, a settentrione e a mezzogiorno. Tutte le nazioni della terra saranno benedette per te. Io sarò con te, ti custodirò ovunque tu andrai, ti ricondurrò in questo paese e non ti abbandonerò mai. Svegliatosi dal sonno, Giacobbe disse: veramente il Signore è qui? E io non lo sapevo. Poi fece un voto dicendo: se Dio sarà con me e mi custodirà nel viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare, vesti per coprirmi, se mi ricondurrà in pace alla casa di mio padre, allora il Signore sarà il mio Dio. Che personaggio Giacobbe! Ah, è il mio preferito in assoluto. Conosco tutta la sua storia e me la bevo ogni volta, me la rileggo, sì. Poi fortunato, pensate se uno fa un viaggio, si sistema alla meno peggio, dorme praticamente per terra con un cuscino fatto da un sasso. E che sogna? Il Signore Dio in persona. E gli dice: io sono il Signore, ti seguirò ovunque tu andrai, non ti lascerò mai. Beh, se penso a certi sogni che faccio io quando sono in tournée, con una pizza che mi è rimasta qua, con lo stomaco, altro che sogni, incubi. Io mica sogno il Signore, sogno un Signore,
proprio su una scala anche lui, la scala del loggione, che mi dice: io sono il signore del loggione, ti seguirò ovunque tu andrai e non ti abbandonerò mai finché non mi avrai reso i soldi del biglietto. E poi mi sveglio in un mare di sudore, questo è l'incubo tipico dell'attore. Però bisogna dire con molta onestà che Giacobbe è sì un eroe, però è anche un personaggio assai negativo. Forse è per questo che mi piace, perché ha pregi e difetti. In questo momento, per esempio, in questa parte della sua vita, sta forse per dare il peggio di sé. Anzi, l'ha già dato, perché questo viaggio non è un viaggio di piacere. Sta scappando a gambe levate da casa, perché il suo conflitto con il fratello gemello Esaù è arrivato all'apice ormai. I due sono gemelli, per l'appunto, ma non si somigliano affatto, i gemelli diversi. Fin dalla nascita Esaù esce fuori tutto peloso, di un manto rosso, uno schifo davvero a vederlo, mentre Giacobbe esce con la pelle rosea, liscia come una pesca. I due escono attaccati, cioè Esaù esce per primo, ma Giacobbe gli sta avvinghiato dietro al calcagno. Jacob in ebraico significa colui che sta avvinghiato. Questo a dimostrazione probabile di una colluttazione avvenuta già all'interno dell'utero materno. I due si detestano e litigheranno per gran parte della loro vita sulla primogenitura, perché la primogenitura significava avere molti diritti e pochi doveri, mentre il secondo era sempre penalizzato in famiglia. E Esaù, essendo uscito per primo, si considera il primogenito. Poi sta in una botte di ferro perché è il prediletto del padre Isacco, il quale come lui ama la caccia, le grandi mangiate. Esaù è un uomo di poche parole, mentre Giacobbe è delicato, Giacobbe è il cocco di mamma Rebecca, insomma una famigliola come tante in cui si covano acidi conflitti. A questo punto, poco prima del momento nel quale avviene questo sogno, succede forse il fatto più increscioso. Il padre Isacco è ormai morente, totalmente cieco, sul letto, e chiama il figlio prediletto Esaù per dargli la benedizione della primogenitura. Ma prima gli dice: Esaù, vai a caccia, prendi un cinghiale, cucinalo e mangiamocelo insieme. Bella questa immagine di questo vecchio ormai allo stremo che vuole morire facendosi una buffata di cacciagione, come se pensasse tanto non ho neanche il tempo di digerirla. Ma questa conversazione è ascoltata di nascosto dalla madre Rebecca, la quale, approfittando che Esaù è a caccia, obbliga quasi con la forza il fratello Giacobbe a sostituirsi a Esaù. Il padre è cieco, quindi forse lo toccherà, basta coprirsi di pellame. Infatti Giacobbe si presenta al padre totalmente ricoperto di pelli, sembra un orso marsicano, e il padre, toccandolo, cade nel tranello e gli dà la benedizione. Quando Esaù torna dalla caccia, tutto felice, dice: ora padre, dammi la benedizione. E Isacco, devo dire, ci spiazza, a volte la Bibbia ha dei momenti di grande freddezza, ci spiazza perché si comporta davvero con gelo, gli dice: sì, ma no, guarda, purtroppo l'ho già data a quell'altro la benedizione. Ma come? E allora Esaù si mette a piangere, ma come? Padre, non hai una benedizione anche per me? No, purtroppo l'ho data a quell'altro. Sembra uno di quegli impiegati di sportello, sapete, quelli che fanno muro di gomma, che rispondono sempre: abbiamo le mani legate. Slegatevele ste mani. Niente da fare. E dunque e Giacobbe si prende la benedizione al posto di Esaù. Allora Esaù, che è uno, come vi dicevo, di poche parole, a volte per estrinsecare un pensiero rutta, va dal fratello e gli dice: ho pensato come risolveremo l'annosa questione della primogenitura, io ti apro la testa in due. A questo punto Giacobbe capisce che è meglio andare un po' lontano e, su suggerimento della madre Rebecca, va dallo zio, lo zio Labano, fratello di sua madre. Fa quello che si fa spesso in famiglia, no? Quando c'è un po' di aria cattiva, si va dagli zii. E va da lo zio Labano, il quale abita in una zona molto bella, una zona di campagna molto fertile, una zona anche termale, credo, Labano Terme, non sono però sicuro.
Voi sapete, ai tempi non c'erano indirizzi, numeri civici, per cui Giacobbe è arrivato più o meno in zona, pensa bene di chiedere a qualcuno dove abiti esattamente lo zio, ma viene stranamente coinvolto in una scena da alcuni pastori, perché appunto rivolgendosi a questi pastori si accorge in realtà che questi pastori in pieno giorno, il sole è alto, sono lì fermi intorno a un pozzo con le pecore, le capre intorno, tutti fermi, non si capisce davvero che facciano. Ora probabilmente chiunque di noi vedendo una scena del genere si farebbe i fatti propri, ma Giacobbe, intuendo che quelli forse sono dipendenti dello zio Labano, li cazia duramente. E gli dice: beh, allora che facciamo qui? Battiamo la fiacca? Beh, è pieno orario di lavoro, è mezzogiorno, che facciamo? Forza, su, su, muoversi. Allora uno dei pastori spiega a Giacobbe che in realtà questa sosta è motivata dal fatto che, come egli stesso vede, sopra il pozzo c'è un'enorme pietra che ne copre la bocca, un pietrone largo e pesante, 400-500 kg di pietra, e il pastore spiega: aspettiamo che arrivino tutti gli altri pastori della zona per poter spostare tutti insieme questo enorme pietrone. In molti si sono domandati, dal punto di vista spirituale, quale sia il significato di questa pietra sul pozzo e della necessità di spostarla tutti insieme, il valore della comunità. Altri più pragmaticamente hanno detto probabilmente si trattava di del frutto di un accordo basato sulla mutua sfiducia. Nessuno dei pastori si fida degli altri, per cui vogliono impedire che, se il pozzo resta aperto, qualcuno arrivi e consumi tutta l'acqua, e dunque ha messo questo pietrone. Ora, a me interessa questa questione della pietra perché ci tornerà molto utile fra breve, quando descriveremo il momento più importante, almeno a mio parere, dell'intera vita di Giacobbe: l'incontro con Rachele. Perché questo grande uomo, anche discutibile, con alti e bassi, in questo momento sta per vivere l'esperienza più esaltante che un uomo possa vivere. Io stesso non ho avuto la stessa fortuna, non in queste stesse condizioni. Vede la donna della sua vita ed è letteralmente folgorato da Rachele. È un attimo già innamorato, la vuole sposare. Anzi, per darvi l'idea di quanto questo incontro sarà decisivo, se voi mi permettete, faccio un piccolo salto narrativo in avanti per spiegarvi che cosa succede subito dopo questo incontro che vi descriverò più avanti. Giacobbe, entusiasta della ragazza, vuole subito sposarla. Sapete come sono i giovani: quando vengono presi da una passione non discutono, e quindi dice: voglio conoscere il padre subito. E scopre che, curiosamente, il padre di Rachele è proprio lo zio Labano. Ora, questo di per sé non sarebbe un problema, perlomeno ai tempi ci si sposava normalmente fra cugini. Il problema è, per l'appunto, lo zio Labano. Lo zio Labano che nella Bibbia è descritto come lo scaltro Labano, ma che molti biblisti volentieri ritradurrebbero né il figlio di puttana Labano. Un personaggio ambiguo che ne fa di cotte e di crude, il quale, vedendo il ragazzo che vede per la prima volta e che, nel quale riconosce il nipote, lo accoglie con grande felicità: bene, bene, ti vedo entusiasta, ma certo, ma vuoi sposare con Rachele, ma siete una bellissima coppia, mi fa grande piacere. Certo, io pensavo, figliolo, che insomma anche così per sdebitarti. Giacobbe capisce subito: ma certo, zio, scusa se non te l'ho detto io, mi do da fare subito, mi metto a lavorare, sapete, con l'entusiasmo dei giovani. Cosa vuoi che facciamo? Ti sistemo la vigna, tosiamo le pecore. Sì, sì, appunto, di cose ce n'è da fare, dice lo scaltro Labano, ma volevo stabilire un tempo. Ma zio, ma ci mancherebbe, siamo in famiglia, quanto vuoi, lavoro per te quanto vuoi. Bene, allora, dice lo scaltro Labano, direi così, facciamo, non so, che dici, 7 anni, minchia. Pensa Giacobbe, pensavo un po' meno, anche 2-3 mesi, così, anche senza libri, un co-co-co, niente. Invece, vabbè, comunque, tale è la passione e il desiderio verso Rachele che Giacobbe non discute e lavora 7 anni. E poi, dice la Bibbia, ci furono le nozze. È una delle caratteristiche curiose della Bibbia. Si spendono pagine e pagine per descrivere un quarto d'ora di storia, e successivamente si condensano 7 anni in "e poi ci furono le nozze". Cioè, noi non sappiamo che cosa è successo in quei 7 anni, ma si arriva al momento cruciale, perché noi stessi in fondo vogliamo sapere finalmente che succede fra i due, se finalmente si sposeranno, e ci sono le nozze, un grande banchetto, come era tradizione, tanti invitati, si mangia, si beve, si canta per tutta la giornata, e poi viene la notte. Thank you.
Giacobbe, solitario, secondo un'antica tradizione, si reca nella tenda nuziale e là, al buio, aspetta che arrivi la sua sposa, Rachele, che verrà introdotta proprio dal padre. È un vecchio rito che porta fortuna, un ideale passaggio di mano dal padre al marito. E dunque Giacobbe è nella tenda fremente, immaginate, 7 anni che aspetta. E lo scaltro Labano introduce nella tenda, invece di Rachele, la sorella Lia. E Giacobbe, che è al buio, non si accorge di nulla e si unisce a Lia pensando che sia Rachele. Ora, in molti si domandano, ma com'è possibile che dopo 7 anni di attesa lui non sia in grado, seppur al buio, di capire che quella non è la donna che lui ha tanto desiderato? Ma probabilmente è proprio questo il punto. Dopo 7 anni gli ormoni di Giacobbe sono in totale disordine. Dopo 7 anni sei al buio, introducono una femmina, stai a guardare il capello. E poi teniamo pure conto che i due ai tempi non avevano forse avuto possibilità di conoscersi a livello tattile. Sapete, ai tempi i fidanzamenti erano così, tutti a distanza. Resta il fatto grave che il povero Giacobbe tutto questo lo subisce. Sta con Lia pensando che sia Rachele. E questo è a maggior ragione grave perché le due, benché sorelle, non si somigliano affatto. Lui non ci guadagna affatto, perché pensate che soltanto per Rachele la Bibbia fa una sorta di eccezione e la descrive fisicamente. La Bibbia, che di solito è molto moderata nel descrivere le donne, per Rachele dice che Rachele era bella d'aspetto, bella di sembianze, cioè era bella di faccia e bella di corpo. Oggi si direbbe una gragnocca. Mentre della sorella Lia la Bibbia dice semplicemente che aveva gli occhi smorti. Ora, voi capite che anche un deficiente capirebbe quale delle due sorelle preferire. Ma il povero Giacobbe tutto questo non lo sa, perché è al buio. E dunque si unisce a Lia pensando che sia Rachele. E io qui ci metto un po' del mio, immagino questa notte d'amore, una notte di passione, di sesso anche sfrenato sicuramente, pensate, dopo 7 anni, e soprattutto poi spazio anche alla tenerezza, perché io mi identifico in Giacobbe, so che vanno così le cose. Certo, prima c'è il fisico, ma poi entra la testa, lo spirito, le parole. Lo vedo Giacobbe che parla, anche perché l'altra zitta, non dice nulla, e lui parla, parla, le rovescia addosso tutte le parole che avrebbe voluto dirgli in 7 anni. Amore mio, Rachele, Rachele, quanto ti ho aspettato, amore mio, ti adoro, Rachele, 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 Rachele. Chiama tutta la notte Lia, Rachele, cosa che capita a molti uomini che viaggiano, anzi, anche a molti che non viaggiano, fino a che finalmente si fa luce e torna il giorno. E ovviamente si fa luce anche in Giacobbe, il quale si accorge, sconvolto, che la donna con cui ha fatto l'amore tutta la notte non è Rachele, ma è Lia. Da cosa se ne accorge, direte voi? Dagli occhi. Vedi, sti occhi smorti, devo dire, secondo me non poi così smorti come si potrebbe, perché dopo una notte di sesso di quel genere anche Lia ha una certa vivacità nelle pupille. Allora Giacobbe è impazzito, è una furia, va dallo zio Labano e dice: zio, ma cosa hai fatto, zio? E lo scaltro Labano, come se: che c'è, che è successo, c'è qualcosa? Come? Zio, non posso credere che tu non lo sappia. Che cosa hai fatto? Hai introdotto nella tenda lì al posto di Rachele. Fa lo scaltro Labano. Non te l'avevo detto? No, che cosa? Abbiamo parlato tanto in 7 anni. Te l'avevo detto? No, che cosa? Che noi, per tradizione, non diamo mai in sposa la figlia
minore se prima non abbiamo dato in sposa la figlia maggiore. Te l'avevo detto. Ma no, zio, ma questo è terribile, ma io che faccio adesso? La devo sposare anche lì? Io forse l'ho compromessa. No, non forse. L'hai compromessa, ho visto con che occhio è uscita dalla tenda. E allora lo scaltro Labano, come se gli venisse in mente in quel momento, mentre era tutto preordinato, gli dice: senti, figliolo, mi è venuta in mente una cosa. Aggiustiamoci così, facciamo così. Io ti do in sposa anche Rachele se tu lavori per me altri 7 anni. E così Giacobbe lavora 14 anni per avere Rachele. Ora voi ditemi se questo non è uno schiaffo in faccia a tutti noi uomini e donne di oggi. Non voglio neanche coinvolgere le donne, dico gli uomini, metto io per primo. Dai, chi di noi sarebbe disposto, lo chiedo alle donne presenti, vi viene in mente un uomo della cerchia, anche un lontano parente, un conoscente, che sarebbe disposto a soffrire, a lavorare, ad aspettare 14 anni per 14 mesi, 14 giorni, ma neanche, 14 ore, ma ormai siamo tutti così spicci, dai, dopo 2 ore si dice ti ho offerto la cena, non me la dai? Ecco perché io sono così entusiasta della forza di quest'uomo che sa soffrire per il suo amore. Ora, voi capito tutto questo, mi permetterete di fare una specie di rewind, come si fa col videoregistratore a casa, e torniamo indietro al momento dell'incontro, perché era quello che vi volevo descrivere. E si rimane a bocca aperta che all'interno del libro sacro della Genesi, dentro il libro più sacro della Bibbia, vi sia descritto con dovizia di particolari e anche con una certa umanità forte, presente, pregnante, un incontro fra uomo e una donna davvero anzi, siccome io non vorrei mai che voi pensaste che io così a scopo di spettacolo mi invento le cose, voglio leggervi proprio le parole esatte di quel passaggio in cui si descrive l'incontro fra Giacobbe e Rachele. Egli, sarebbe Giacobbe, stava ancora parlando con loro, cioè stava parlando coi pastori di quella questione, ricordate, della pietra, quel pietrone enorme, 400-500 kg di pietra che copriva la bocca del pozzo e che essi aspettavano di poter spostare quando erano tutti insieme, almeno in 40. Egli stava ancora parlando con loro quando venne Rachele. Ecco, se c'è una cosa che mi esalta della prosa biblica è l'asciuttezza. In certi momenti non si perde in fronzoli, descrizioni inutili. È come il grande cinema, è come un primo piano. Quando, tac, primo piano, venne Rachele, e te la vedi subito, ta, sei già dentro, Rachele, bellissima, ta. Quando venne Rachele con il gregge di suo padre. Vabbè, questa è una precisazione pastorizia, diciamo, che a me personalmente toglie un filo di fascino, perché se io vedo un primo piano di una bella donna, tac, così, se vedo un piano largo con tutte le pecore intorno, già mi passa un po' la voglia. Vabbè, ma comunque qui siamo in ambiente pastorizio, quindi ci sta. E allora, quando, tac, venne Rachele, cerco di non pensare al gregge, quando venne Rachele con il gregge di suo padre, perché anche lei pascolava il gregge. Vabbè, purtroppo la prosa biblica è curiosa perché ha una contraddizione. Da un lato è estremamente sintetica, poi subito dopo si perde in spiegazioni. Ora voi ditemi, in questo momento siamo lì che vogliamo sapere che succede fra Rachele, tac, Rachele mi deve dire che viene col gregge di suo padre perché anche lei pascolava il gregge, è ovvio, voglio dire, ci prende per idioti questo, perché voglio dire, è chiaro che se la ragazza va in giro con un gregge sarà perché lo pascola, non credo che una vada in giro con delle pecore per far qualcos'altro, cosa dovrebbe, coprire un'attività illecita, non mi viene in mente il motivo per il quale, vabbè, comunque noi concentriamoci sulla storia. E appena Giacobbe, ecco che torna il grande cinema, e appena Giacobbe, tac, ebbe veduto Rachele, tac, figlia di Labano, fratello di sua madre. Ecco, questo è un altro dei problemi della prosa biblica, cioè quando tu sei avvinto dalla storia partono le parentele che ti tolgono tutta la tensione, perché tu adesso, perché mi devi dire di chi è? Non importa, me lo spieghi dopo, adesso sono concentrato sull'incontro d'amore. Niente, purtroppo invece partono le parentele, figlia di Labano, fratello di sua madre. Questo, voglio dire, sarebbe anche utile a volte, perché non so se a voi capita, a me quando vado al cinema, sempre mi siedo davanti a
persone che non capiscono e danno un fastidio, perché entra un personaggio, questo chi è? La sorella del, chi è? Il fratello? La chi è? La sorella? Assomiglia alla... Sì! Allora, evidentemente, il raccontatore biblico, per evitare questo fastidioso chiacchiericcio, ti dà tutte le parentele, così tu sei tranquillo e collochi tutti i personaggi. Vabbè. E appena Giacobbe, noi concentriamoci sulla storia, e appena Giacobbe, tac, ebbe veduto Rachele, figlia di Labano, fratello di sua madre, con il gregge di Labano, fratello di sua madre. Cioè, voi ditemi che motivo c'è in questo momento, ripeto, non solo le parentele, ma mi torni col gregge, che è il gregge di Labano, è chiaro, cioè, voglio dire, qui, se noi andassimo proprio a studiare, ad analizzare, sarebbe da la follia, cioè... Ci fa questa precisazione che va in giro col gregge di Labano, fratello di sua madre, cioè col gregge del padre, immaginando che forse noi in un momento di delirio abbiamo pensato che la ragazza va in giro con un gregge di uno che si chiama Labano, che non è il padre, così, per fare un dispetto al padre. No, vabbè, voglio dire, adesso lasciate perdere. Allora, facciamo così, concentriamoci proprio anche a livello di volume e di intensità sul racconto e togliamo il resto. E appena Giacobbe ebbe veduto Rachele, figlia di Labano, fratello di sua madre, con i greggi di Labano, fratello di sua madre, Giacobbe si avvicinò. Eccolo, il grande cinema. Io sento in questo verbo semplicemente tutta l'energia che Giacobbe sente verso di lei, qualcosa che è impossibile da trattenere. Si avvicinò. Poi Giacobbe rotolò la pietra dalla bocca del pozzo. Avete capito bene? È la pietra di 400 chili che i pastori spostavano soltanto quando erano almeno in 40. Giacobbe, preso dall'adrenalina per fare il brillante con la ragazza, prende la pietra e la sposta da solo! Anzi, neanche la sposta, la rotola! Cioè fa del virtuosismo, ah, poi togli, tac, è impazzito. Voi immaginatevi i pastori intorno che vedono sta scena. E chi è? L'incredibile Hulk. E qualcuno, sì, Hulk, figlio di Hulk, fratello di Sam. Poi Giacobbe baciò Rachele. Cioè la bacia senza neanche essersi presentato, le mette la lingua in bocca, cioè è impazzito. Un gesto che neanche adesso sarebbe preso tanto bene, voglio dire, ma figuratevi ai tempi. Poi Giacobbe alzò la voce, si mette a urlare e poi pianse, gli viene una crisi di nervi. Ora voi ditemi se non è fantastico. Nel cuore della Bibbia, al centro del libro sacro della Genesi, mentre si racconta la storia del grande patriarca Giacobbe, il fondatore delle tribù di Israele, consegnato all'iconografia della religiosità più alta, noi vediamo Giacobbe che per fare il brillante con la cuginetta gnocca, la vede, si avvicina. La bacia, sposta la pietra, strilla, piange, ah, una meraviglia! Bellissima questa immagine di lui che la vede, diventa pazzo, la bacia, urla, forse di gioia, e piange. Questo come a dire che quando tu vedi una persona che è la persona destinale, no? È come se tu in quel momento ti collegassi a tutta la vita che farai con lei, no? Anche al dolore. E in molti si domandano come mai Giacobbe non abbia riconosciuto Rachele, seppur al buio. Qualcuno ha ipotizzato che, dato che lo zio Labano era ben noto per essere
un bastardo. E in più era nota a tutti l'abitudine di dare in moglie prima la figlia maggiore e poi quella minore. Abitudine che è rimasta nei secoli, perché se pensi alla bisbetica domata di Shakespeare, Bianca non avrà marito finché Caterina non è sistemata. Probabilmente Giacobbe e Rachele crearono un loro linguaggio di segni con il quale avrebbero potuto riconoscersi al buio. Salvo che poi, quando veramente lo zio Labano decise di inserire nella tenda Lia invece di Rachele, Rachele non se la sentì di mettere la sorella in una condizione di imbarazzo, di difficoltà così grande, per cui le insegnò i segni. Ma com'è Dio? Che faccia ha? Facevo sempre questa domanda quando ero bambino, creando un certo fermento in casa. Sì, voglio sapere che faccia ha, parlate sempre di lui? Mi dicevano, e io dicevo, E dopo un quarto d'ora di questi versi, mi davano la classica risposta. Quando sarai grande, c'ho una lista così di cose che capirò quando sono grande, non potete anticiparmi qualcosa? Niente da fare. Non era possibile sapere che tipo fosse Dio, perché io questo volevo sapere. E allora, siccome io ero già verso i 7-8 anni molto curioso, vorace di lettura, più che altro per merito dello mio zio Gustavo, che mi aveva insegnato a leggere i libri d'avventura, e poi mi portava al cinema, andavamo a vedere di tutto, soprattutto i film western, eravamo pazzi per il western tutti e due, io andai a leggiucchiarmi qua e là il libro della Genesi, che in fondo in certe parti è semplice anche per un bambino, va bene, e io mi feci un'idea precisa di com'era Dio. Un signore, anzi il signore, più signore di lui, un eroe assolutamente, solitario, si sapeva neanche bene dove abitasse. Quando veniva, veniva sempre da lontano, compariva all'improvviso, e sempre quando c'erano questioni di giustizia. E poi aveva una parola sola. Quando diceva una cosa, era quella. E allora io mi convinsi. È un cowboy. Meglio di Clint Eastwood. Ma sì! E ricordo che già ai tempi fui particolarmente colpito da un episodio nella Genesi, l'apparizione di Mamre. Sì, perché nella Genesi, molto più che altrove, il Signore Dio aveva preso l'abitudine di mostrarsi, di comparire spesso davanti agli uomini e alle donne, un'abitudine che purtroppo poi ha perso. Dio appare sempre in forme diverse, fantasiose, un roveto arde ed è Dio, una luce nella notte ed è Dio, una sciabolata di vento ed è Dio. In questo episodio, l'apparizione di Mamre, Dio sceglie una forma molto strana, curiosa. Appare sotto forma di tre uomini che parlano e poi addirittura un quarto compare, forse il capo dei tre. Va anche detto che tutta la scena sembra molto western per la reazione dei personaggi, perché il Signore Dio compare ad Abramo e Sara per dire loro che avranno un figlio. Ora, non è che Dio si scomoderebbe per andare da una coppia a dargli una notizia così qualunque, se non fosse che Abramo ha appena compiuto 106 anni e Sara va per i 94. E quindi la notizia è forte, talmente forte che Sara ride. Sbotta a ridere in faccia a Dio. È l'unico personaggio che si permette di ridere in faccia a Dio per una cosa che ha detto lui. Solo una donna poteva riuscirci. Ma tutta la scena è straordinariamente western. Il miglior Sergio Leone. Me la vedo, il sole, a picco, il vento, frusci, rumore di cavalli, l'apparizione di Mamre. Il
Signore apparve ad Abramo presso il querceto di Mamre mentre egli era seduto davanti alla tenda sul caldo del giorno. Alzati gli occhi guardò, ed ecco, tre uomini erano in piedi davanti a lui. Appena Abramo li ebbe veduti, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e disse: Signor mio, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, ti prego non passare oltre il tuo servo. Vi farò portare un po' d'acqua, vi laverete i piedi e vi riposerete sotto quest'albero. Poi vi farò portare del pane, vi rinfrancherete e potrete proseguire. Certo, per questo siete passati dal vostro servo. Ed essi risposero: fa pure come hai detto. Allora Abramo corse nella tenda da Sara e le disse: presto, presto, prendi 3 seah di fior di farina, impasta le fanne delle focacce. Poi corse all'armento, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servitore che si apprestò a prepararlo. Poi prese della giuncata, del latte, il vitello che aveva appena preparato e lo portò davanti a loro e si mise dietro la tenda a guardarli. Ed essi mangiarono. Poi dissero ad Abramo: dov'è Sara, tua moglie? E Abramo: è là, nella tenda. E il Signore disse ad Abramo: tornerò da te tra un anno di questo tempo e Sara, tua moglie, avrà un figlio. Sara intanto ascoltava dietro, davanti alla tenda. Ora Abramo e Sara erano vecchi, avanzati in età, e Sara aveva cessato di avere i corsi che sogliono avere le donne. Rise dunque Sara dentro di sé, pensando: dopo essere invecchiata mi darò il piacere e la mia pelle da avvizzita tornerà liscia, e anche il mio signore, mio marito Abramo, è vecchio. Ma il Signore disse ad Abramo: perché Sara ha riso? C'è forse qualcosa di difficile per me? Tornerò da te tra un anno di questo tempo e Sara, tua moglie, avrà un figlio. Allora Sara negò, dicendo: no, no, Signore, no, 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 io non ho riso perché ebbe molta paura. Ma il Signore disse a Sara: no, tu hai riso. E naturalmente dopo 9 mesi Abramo e Sara ebbero un figlio. Perché quando lui dice una cosa, la fa, la fa. Primo caso di fecondazione assistita. E chiamarono questo figlio Isacco. Yitzhak in ebraico significa figlio di una risata. Ossia, la risata genera confortante, almeno per me. In un certo senso mi dispiace, però ora che sono grande non ho più il bisogno di sapere che faccia a Dio. Se proprio dovessi essere costretto a descrivere un po' il suo volto, un po' Buster Keaton, un po' Charlie Chaplin, un po' Walter Chiari, un po' Totò,
Totò, Peppino, un po' Staglioli, un po' Bramieri, un po' Belushi, un po' De Michei, un po' Jerry Lewis. Trovo molto bello che al centro della personalità di Dio, mi verrebbe da dire, ci sia un ruolo fondamentale nel sorriso, nella gioia, nel ridere addirittura. Infatti Sara non viene punita per essere in fondo stata così irriverente e avergli riso in faccia, anzi viene premiata con un figlio. Del resto, il Signore Dio, quando crea il mondo in sei giorni, alla fine di ogni giorno dice a se stesso, perché non c'è nessuno, bene, bene, dice: Dio vide che ciò era buono. Quando ha fatto l'uomo alla fine, l'uomo e la donna, dice: e Dio vide che quello che aveva fatto era molto buono. E non si può non immaginare che lui abbia sorriso, anzi, proprio perché era da solo, probabilmente se fosse stato insieme ad altri avrebbe tenuto un suo contegno, avrebbe detto: bene, bene, va bene, tutto a posto. Ma essendo da solo, probabilmente ha fatto bene. Io me lo vedo che ha sorriso, che ha... I miei due nonni, il nonno paterno e il nonno materno. Il nonno paterno, alto, severo, simpatico ma severo, tutto d'un pezzo, gran lavoratore, elegante. Anche l'altro nonno è elegante, però in maniera diversa, più sportivo, più inglese, più dandy, giocava a golf. Male, diceva lui, si sopportavano appena. Mio nonno paterno, molto religioso. Mio nonno materno, molto ateo. E io in mezzo. Scusa nonno, una volta il mio nonno paterno, avevo al massimo 7 anni, mi dice: ricordati che Dio ti guarda sempre. Come? Sempre, sempre. Non si può dire una cosa così a un ragazzino. E io mi ricordo questa angoscia che avevo a tratti, questa sensazione di essere sempre sotto controllo. Tanto che nella mia testa di bambino ero arrivato persino a pensare: certo, lui mi guarda sempre, ma perché mi vede. E se io certe cose le vado a fare in una zona un po' buia, lui può anche guardare, ma mica mi vede. Mi vede. E questo è diventato un problema serio verso i 10-11 anni, quando, come tutti i maschietti, ho cominciato a dover gestire quelle curiose rigidità. Sotto le lenzuola mi... Insomma, vabbè, più o meno avete capito, dai, eh? Magari non sarete tutti credenti, ma siete stati praticanti, eh? E io mi ricordo che mentre ero lì, che facevo quella specie di management strano, esaltante, pensavo: speriamo che sia distratto. Ma io lo so che il nonno non intendeva spaventarmi. Lui voleva dirmi una cosa che so che pensava sul serio. Voleva dirmi che Dio è la nostra coscienza e che dunque ci accompagna sempre, in ogni atto della nostra vita. Ogni nostro gesto parla di noi. Ed è per questo che è così importante la nostra vita, la vita che facciamo adesso, la vita di qua. Eh sì, mio nonno, ebreo religioso, aveva
il culto della vita di qua. Perché, ecco, in questo i cristiani rimandano un po', sì, la vita di qua, però c'è la vita nell'aldilà. Invece gli ebrei, cioè, insomma, come al solito discutono. Alcuni pensano che ci sia l'inferno, il paradiso, altri no, come al solito. Io, personalmente, un po' ci credo. Sarà che io penso sempre, se devo pensare a me, di là, all'inferno. Credo di avere sempre qualcosa per cui andare all'inferno. Ecco, però, proprio a proposito di questa discussione che vi dicevo, leggendo degli scritti di quegli stessi rabbini medievali francesi, che mi hanno molto appassionato, anche perché ho scoperto che abitavano tutti nella zona dello Champagne, e secondo me è per questo che erano così folli nelle loro teorie. Beh, in uno di questi scritti un rabbino dice: sì, sì, l'inferno c'è, effettivamente c'è, però dura al massimo 12 anni. Come 12 anni? Sì, è una pena che dura per ognuno di noi massimo 12 anni. Vabbè, allora, se per 12 anni si può anche fare. Quello che è interessante è la spiegazione, però, perché questo rabbino dice: dato che Dio è giusto e equo, non può condannarci a una pena così spropositata per l'eternità all'inferno, perché l'eternità è un'unità di misura di Dio, non nostra. Noi viviamo una vita che finisce, che è limitata. Non possiamo essere condannati a stare per l'eternità, ed è anche giusto. Noi staremo all'inferno massimo 12 anni, perché quello è il tempo massimo in cui possiamo aver peccato. Effettivamente, facendo anche un conto così alla buona, quanto tempo possiamo aver peccato al massimo? Allora, togliamo quando si è bambini che non si capisce niente, togliamo quando si è vecchi che si è un po' rincoglioniti, togliamo tutto il tempo che si dorme, almeno un terzo della vita, togliamo tutti i momenti in cui abbiamo fatto delle cose buone, togliamo quando sei malato, i viaggi, gli spostamenti, al netto. Quanto tempo rimane per peccare? Massimo 12 anni. E allora questa teoria mi fa stare tranquillo, così non faccio dispetto né all'uno né all'altro nonno. E questa è la dimostrazione soprattutto dell'equità di Dio. Questo sono convinto fosse uno dei pensieri più forti che aveva mio nonno, che mi voleva tramandare. Dio è equo e ci chiede equità. Anche in momenti nei quali non sembra, per esempio la famosa legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente. Io, devo dire, per anni ho provato un certo imbarazzo di fronte a quella che mi sembrava la prova assoluta di una richiesta da parte di Dio, di vendetta cieca, sorda. No, invece significa equità. E lui ce la insegna. Occhio per occhio significa che se tu mi cavi un occhio, io massimo cavo un occhio a te. Cioè, non è che se tu mi cavi un occhio io ti stermino tutta la famiglia. E così entrambi, in questa nuova curiosa condizione, già non ci vedevamo di buon occhio prima, ma adesso saremo costretti a guardarci con l'occhio buono. Vedi? L'equità di Dio. E questa è una legge che vale per tutti. Vale per il giovane, per il vecchio, per il povero, per il ricco, vale per tutti. È stata data questa legge al popolo ebraico, ma nel deserto, in un non luogo senza confini. E del resto è tutto partito da lì. L'ha data agli ebrei. Uno dei figli di Abramo, Ismaele, ha fatto nascere l'Islam. Il Cristo è nato in mezzo al popolo ebraico, dunque riguarda tutti. Certo, è stata data agli ebrei. E non è che gli ebrei ne siano poi così entusiasti, perché non sembra, riguardando un po' la loro storia, che gli abbia portato tutta sta fortuna. Essere prescelti da Dio. Il popolo eletto. Io avevo un amico meraviglioso che non c'è più purtroppo, David, vecchio argentino, nato negli anni 20 e negli anni 40 da Buenos Aires, lui ebreo, ateo, comunista, come a dire, non te ne basta una. Decise di seguire i suoi ideali e insieme a un altro gruppo di giovani pazzi
andarono in Palestina a creare un kibbutz, una di quelle comunità comuniste che ancora a fatica resistono, seppur con tante modifiche ormai, anche oggi. Beh, io conobbi quest'uomo quando già era maturo e ricordo la rabbia di lui, sì, ebreo ma ateo, verso questa cosa con quella sua parlata che rendeva tutto così simpatico. Mi ricordo, diventava pazzo. Che cosa vuol dire questa storia del popolo eletto? Ma quando è stata questa votazione? Io vorrei sapere. Se io sapevo che se doveva... Se io sapeva che se doveva votare un popolo, io non votavo il mio. Non ha portato grande fortuna questa scelta di Dio. Lui ha fatto un patto con noi, dice. Sì, ma la fortuna ci ha portato questo patto. Un patto, cos'è un patto? Un contratto. Allora fa un contratto regolare, Signore Dio. Una coppia a te, una coppia a me, io firma, tu firma. No, lui dice parola di Dio. Sulla parola, la sua. E noi diciamo parola di uomo. No, lui non si fida. Non è un paritario, no? Che poi lui, proprio perché non si fida, non ci ha chiesto un normale contratto, una firma, no, vuole un segno del patto. Tu sa qual è il segno del patto per noi ebrei? Circoncisione. E non si poteva trovare un posto un po' meno delicato per fare questo segno? Magari un'unghia che ricresce ancora? A me mi toglie questo pesetino. A 8 giorni della nascita, ma io magari a 30, 40 anni mi servirebbe quel pezzo. Io vi devo dire che sono rimasto, proprio per questo, letteralmente di sasso quando, in una situazione piuttosto dolorosa, quando andai a trovarlo per l'ultima volta, lui era ammalato da tempo, lo sapeva, mi accolse e con un filo di voce, sempre con quel filo di ironia, mi disse, sa, io spera che quando va di là, io trova lui. Ma come, David? Ma tu, ateo, convinto, tutta la vita, pensi di trovare lui? Sì, fa lui, perché così avrà qualcuno con cui litigare. E questo mi ha confermato quello che ho sempre pensato, non tanto mistero della fede, ma che il problema di Dio è un problema che hanno tutti, anche quelli che non ci credono. Beh, il mio nonno, l'altro nonno, ti ho abbandonato qua, il mio nonno materno, beh lui, ateo, tutta la vita, ateo convinto. Beh, lui non era poi un nonno, lui era un ragazzo invecchiato. Quando veniva lui era una festa, si giocava per terra col trenino, a indiani, cowboy. Neanche voleva che lo chiamassi nonno. Chiamami Alberto, nonno chiama quell'altro. Ma te lo sai che io ho la nonna, ancora sai che io lo sapevo che non era con la nonna, ma... Beh, lui chiamava sempre le uscite teatrali, me lo ricordo come fosse adesso, là sulla porta d'ingresso, dopo una cena di famiglia, lui aveva proprio una caratteristica classica, se ne andava sempre un po' prima degli altri, perché era ribelle, voleva far sempre pensare che aveva qualcos'altro da fare di meglio che stare con tutta la famiglia. Poi c'era anche l'altro nonno, e allora, io lo so, lo fece apposta per farlo infuriare, e mi mise in mezzo a me. E mi fece, te, ricordati, cercava la mia complicità, ricordati che io e te siamo atei, ringraziando il Dio. Thank you.
Lo trovate, eh? Ora capisco perché ha fatto l'attore. Che ci vuole? E dopo tanto leggere storie, viene un momento nel quale hai bisogno delle parole di qualcuno che abbia capito. Che abbia capito il senso. Che senso ha? Parole di Salomone, figlio di David, re di Gerusalemme. Vanità delle vanità. Vanità delle vanità. Quale profitto ritrae l'uomo da tutta la penosa fatica che dura sotto il sole? Una generazione va e una viene, ma la terra rimane sempre ferma. Il sole splende, poi tramonta, correndo verso la sua sede donde torna poi a risplendere di nuovo. Il vento va verso mezzogiorno, poi gira verso settentrione, e girando e rigirando, sui suoi giri ritorna il vento. Tutti i fiumi vanno verso il mare, ma il mare non è mai pieno. Nel luogo dove i fiumi vanno, tornano sempre ad andare. Tutte le cose stancano. L'uomo non riesce a spiegarle. L'occhio non si sazia a vederle. E l'orecchio non è mai pago di ascoltarle. Quello che è stato è pure quello che sarà. Ciò che si è fatto si tornerà a fare ancora, perché non c'è niente di nuovo sotto il sole. Di qualche cosa si dice: vedi, questa è nuova. Invece è una cosa che è già stata nei tempi passati che furono prima di noi. Degli antichi non v'è più ricordo, come dei posteri che vivranno dopo di noi, non rimarrà alcuna memoria presso quelli che verranno in seguito. Vanità delle vanità. Vanità delle vanità. Quando si dice l'ottimismo. Salomone ha goduto molto della vita ed è consapevole però che questo non basta. Ha bisogno di trovare un senso più alto. Allora, che cosa c'è di più giusto, di più saggio? Che rendersi conto di dove si è, questo sempre anche nelle piccole cose, fare, come dire, una sorta di fotografia, dire vabbè, questa è la situazione, non facciamoci illusioni. Il budget è questo, non c'è possibilità di fare cose molto nuove, non c'è possibilità di restare nell'eternità, non c'è quasi possibilità di lasciare segni. Però è anche vero che la nostra esistenza personale è l'unico vero bene che abbiamo. E dunque bisogna trovare un equilibrio fra queste due contraddizioni. Eh no, però, così non mi va giù. Io vado da Salomone per avere delle parole, delle parole illuminate, che immagino siano di speranza, che mi diano una direzione, anche perché Salomone è tutt'altro che uno di quei saggi in odore di santità, sfigato, povero, malato, no. Salomone è stato il più grande di tutti, è stato un re, potente, 40 anni di regno, era stimato, ricco da far paura, pieno di case, di palazzi, una quantità di donne
700 mogli e 300 concubine. Beh, è proprio da uno così, dal quale ti aspetteresti per l'appunto qualcosa che ti apra, che ti dia... Eh no, e allora forse sta proprio qua il punto. E anche se hai tanto non basta, c'è qualcos'altro che conta, di più. Ma cosa? Allora anche Salomone aveva quel senso di vuoto, quel distacco, che ti porta anche a volte all'ironia, a non prendere quasi mai niente troppo sul serio. Ci sono due prostitute, Dalia e Deborah. I nomi sono di fantasia per un fatto di privacy. Queste due prostitute abitano insieme, sotto lo stesso tetto, ognuna ha la sua stanza, e partoriscono quasi nello stesso momento. E se ne stanno nella casa, ognuna col suo bambino. Una notte, Dalia, agitandosi nel sonno, senza accorgersene, schiaccia il proprio bambino nel letto, che muore soffocato. Dalia si sveglia, si rende conto dell'atroce verità, e presa dalla paura, dall'angoscia, dal senso di colpa, partorisce un'idea folle. Va piano piano nella stanza di Deborah, che dorme col proprio bambino accanto. Sfila il bambino di Deborah e mette il proprio bambino morto sul suo seno. E poi, come se niente fosse, torna e dorme nel suo letto. Al mattino Deborah si sveglia, un po' agitata, soprattutto stupita che il suo bimbo, che sempre la sveglia per la fame, per il desiderio di bere il suo latte, è come immobile. Lo guarda, lo tocca, è un attimo, capisce la tragedia, non respira più. Il suo bambino è morto. Lo accarezza, lo tocca. Non è il suo bambino. È certa che non è il suo bambino. Allora, come intuendo, va nella stanza da Dalia e vede Dalia che allatta placidamente il suo bambino. Le dice: Dalia, Dalia, che hai fatto, Dalia? Quello è il mio bambino. E Dalia dice: tu sei pazza. Questo è il mio bambino. Perché? Perché questo bambino, che è il tuo, è morto. No, il tuo è morto. Vanno da re Salomone, il quale è un re molto aperto, riceve tutti. A corte non è che apprezzino molto questa sua liberalità. È un re troppo democratico. Puttane, drogati, tutti possono andare da lui. E lui ascolta tutti, ascolta a lungo, e ascolta l'una e ascolta l'altra, e ognuna dice la sua verità. Deborah dice: è mio il figlio vivo. E Dalia dice: no, è mio il figlio vivo, il figlio morto è il suo. E lui ascolta, le guarda coi suoi grandi occhi blu profondi e cerca di capire quale delle due menta. Poi, colpo di scena, lui, che è sempre stato conosciuto per essere un re pacifico, mai una guerra nei suoi 40 anni e passa di regno: portatemi una spada. Una spada, una spada, una spada, una spada, una spada, una spada. Poi, dato che appunto è pacifista, la dà al suo assistente e dice: dividi il bambino in due. Date metà all'una e metà all'altra. Bene, dice Dalia, bene, ottima idea. Sì, metà mi va bene. E naturalmente Deborah, la vera madre, dice: no, 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 signore, ti prego, non fare questo. Piuttosto che vederlo diviso in due, dallo a lei. E allora Salomone dice: è Deborah, la madre, datele suo figlio. E io mi domando proprio: ma che cosa
avrà pensato Salomone in quel momento? Secondo me ha pensato: mi è andata bene. Sì. E me lo immagino, tutto l'entusiasmo intorno, folla, la voce si sparge, quanto è stato saggio, che trovata, e via, la stampa, giornali, televisioni che arrivano. Sì, sì, ah, ci dica, maestà, come ha fatto, cosa ha pensato, come le è venuto in mente, cosa ha provato in questo momento, e poi via, le donne prese. Deborah poco, perché Teresa poco, e Dalia che è trash. Interviste, trasmissioni intere su di lei. Le bastava solo metà figlio. E io immagino Salomone quasi disgustato da tutto questo baccano. Me lo vedo Salomone che se ne torna a casa, una delle tante, dalla moglie, una delle tante, con un senso di vuoto. Allora capita anche ai grandi di sentirsi così inadeguati. Ma non lo so, forse ci vorrà più che altro un po' di tempo per capire. Non è che ne abbia così tanto, però. E quelli erano anche avvantaggiati, perché quella era gente che viveva centinaia di anni. Bisognerebbe essere come Matusalemme. Vabbè, quello era un caso, sanno tutti, no? Matusalemme, che poi non è anche vero che fosse un caso, era uno in mezzo, quelli erano tutti, vivevano centinaia di anni. No, perché io quando dico questa cosa, c'è sempre dice, vabbè, dai, adesso stai, inventi perché ti va per lo spettacolo. No, io dico cose vere, cioè Matusalemme era uno dei tanti. No, siccome non vorrei mai che pensaste che io poi modifico le cose giusto per fare delle battute, voglio veramente dimostrarvi che cosa ho detto, che è fondato. Questo è il libro della genealogia di Adamo. Nel giorno in cui Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio, li creò maschio e femmina, li benedisse e quando furono creati diede loro il nome di uomini. Adamo visse 130 anni e generò un figlio a sua immagine e somiglianza e gli pose nome Set. E il tempo di Adamo, dopo aver generato Set, fu di 800 anni e generò figli e figlie. Così tutto il tempo in cui visse Adamo fu di 930 anni, poi morì. E Set visse 105 anni e generò Enos. E dopo aver generato Enos, visse ancora 807 anni e generò figli e figlie. Così tutto il tempo in cui visse Set fu di 912 anni, poi morì. Ed Enos visse 90 anni e generò Kenan. E dopo aver generato Kenan, Enos visse ancora 815 anni e generò figli e figlie. Così tutto il tempo in cui visse Enos fu di 905 anni, poi morì. E Kenan visse 70 anni e generò Mahalel. E dopo aver generato Mahalel, Kenan visse ancora 840 anni e generò figli e figlie. Così tutto il tempo in cui visse Kenan fu di 910 anni, poi morì. E Mahalel visse 65 anni e generò Yared. E dopo aver generato Yared, Mahalel visse ancora 830 anni e generò figli e figlie. Così tutto il tempo in cui visse Mahalel fu di 895 anni, poi morì. E Yared visse 162 anni e generò Enoch. E dopo aver generato Enoch, Yared visse ancora 800 anni e generò figli e figlie. Così tutto il tempo in cui visse Yared fu di 962 anni e poi morì. Ed Enoch visse 65 anni e generò Matusalemme. E dopo aver generato Matusalemme, Enoch visse ancora 300 anni e generò figli e figlie. Così tutto il tempo in cui visse Enoch fu di 365 anni. Matusalemme visse 177 anni e generò Lamech. E dopo aver generato Lamech, Matusalemme visse ancora 782 anni e generò figli e figlie. Così tutto il tempo in cui visse Matusalemme fu di 969 anni. E poi, olché si capisce che a parte questo Enoch hanno vissuto tutti almeno 7-800 anni. Sì, questo Enoch effettivamente è l'anello debole. 365. Una cosa ridicola. Secondo me già verso i 100 anni i parenti, gli amici dicevano: quel ragazzo lì è malaticcio. Non ce la fa, non ce la fa. Quindi
A vivere così sono capaci tutti a diventare saggi, perché anche il più fesso, a forza di esperienza, qualcosa capisce. Poi bisogna dire che questi sono i patriarchi antidiluviani, perché dopo il diluvio, Signore Dio ha un po' rifatto i conti, ha detto secondo me vivono troppo questi. Fanno un sacco di guai, quindi accorcio, 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 accorcio. Infatti già Abramo, Isacco, 100, 140, 180, e poi a scendere. Poi ci abbiamo pensato noi, no? Abbassare ulteriormente la quota. Povertà, miseria, malattie. Vabbè, adesso fa anche ridere a pensare adesso cosa si tenta di fare, no? Per riguadagnare 6, 7 anni. Con dei metodi poi, quelli che corrono fino a 80 anni, fanno il jogging e gli prende un colpo, tutti sudati. Oppure quelli che si fanno tirare la pelle come fosse sfoglia per fare un rustico. Vabbè, probabilmente, anzi di questo ne sono più che sicuro, è una consolazione a volte. Non conta la quantità, conta la qualità. Effettivamente, il punto non è vivere 300-400 anni, non è avere 70 anni. Io non capisco, certe volte in televisione, quanti anni ha? 81. Complimenti, complimenti. Chi se frega che c'hai 81 anni? Dipende come ci sei arrivato. Magari sei un enorme stronzo e già lo eri a 22, perché ti devo applaudire. Non è un merito essere vecchi. Il merito sta nel saper cogliere l'essenza del tempo. Ecco, se c'è qualcosa che ho capito, delle parole dolorose, quasi spietate di Salomone, è che è inutile che noi si tenti il confronto col tempo di Dio. Il tempo dei fiumi che vanno verso il mare non lo riempiono mai, il tempo dei venti che girano e rigirano sui loro giri. Il tempo nostro, di uomini, la nostra unità di misura, il presente. Riuscire a cogliere il presente, quello sarebbe la vera sfida da vincere. Avere quella capacità di vivere davvero le cose, goderle per quello che sono, senza l'ansia del futuro, senza l'angoscia del passato. Io a volte vorrei riuscire a capire il mio presente, anche un dolore, a valutarlo per quello che vale, non inabissarmi inutilmente. Perché lo so che magari fra 5 anni quel dolore mi sembrerà una sciocchezza. Sapessi storicizzare il mio dolore nel presente, guardarmi con l'occhio del domani, fra 5 anni mi girerò e dirò: ma quello è stato un momento, anzi, è stato un bene. Ma no, io non storicizzo. Io sto incatenato al presente e faccio una fatica a vivere giorno per giorno, a capire le cose che devo fare. Io mi sento di essere votato da sempre a grandi progetti. E poi non so mai qual è il momento. Magari passo delle serate a casa, tutte le luci accese, televisore acceso, radio accesa, e vago per le stanze. Sarà questo il momento delle grandi imprese? Ma intanto sistemo i sacchetti. Io c'ho una mania per i sacchetti. C'ho una cesta con dentro i sacchetti e li riordino. È antistress. C'ho il sacchetto grande che serve per contenere tutti quelli più piccoli. Poi c'ho quelli un po' più eleganti che servono per quando vai in giro fai una discreta figura. Non mi chiedete un sacchetto perché non ve lo do. Potrebbe sempre servire a me. Al massimo vi do quelli oblunghi in cui le cose vanno sempre fino in fondo. Oppure quelli col cordino, il cui nodo si stacca sempre al momento in cui sei uscito e fai tutta la giornata col sacchetto così. Passo 2 ore a sistemare i sacchetti e poi mi chiedo: ma che cazzo sto facendo del mio tempo? Io che ho grandi progetti e non riesco nemmeno più a godermi le cose che forse dovrebbero essere quelle che danno certa soddisfazione. Ma come si fa? Sono sempre le stesse. Con gli anni tutto si ripete. Per quanti anni io ho puntato quasi tutto sulla colazione? C'è una buona colazione ed è fatta. Adesso hai voglia a cambiare biscotti, sempre la stessa storia. E le funzioni? Sì, certo, ti danno un certo sollievo, ma perché continuare questa operazione?
l'evacuazione. Io mi riempio, mi svuoto, mi riempio, mi svuoto. Voglio interrompere questo ciclo infernale. Protesto. Non voglio più evacuare. Basta. Non c'è soddisfazione. Almeno quando eri bambino avevi soddisfazione. Perché la mamma ti diceva: bravo, bravo, hai fatto la cacchina, bro. Falla vedere a mamma. Gliela facevi vedere. E era tutta soddisfatta, anche tu. Adesso da adulto neanche un parente lontano che ti manda un telegramma: complimenti, abbiamo saputo, grande caccona. E allora, in questo delirio nel quale tenti faticosamente di trovare qualcosa a cui appigliarti, ecco che torna la saggezza di Salomone, il quale, sì, è vero, ti lancia come con una fionda quel sasso di vanità delle vanità, ma è anche vero che ti dice in un altro momento: mangia il tuo pane, bevi il tuo vino, perché Dio ha gradito ciò che hai fatto. Cioè, esiste forse la possibilità di godere delle cose quando avvengono. Almeno questo credo di averlo capito. E proprio dallo stesso libro, il Coelet, mi sono fatto come carta d'identità quel passaggio nel quale lui spiega, con la semplicità dei grandi, che c'è un tempo per ogni cosa. Ogni cosa ha il suo momento e ogni atto la sua ora sotto il cielo. Tempo di nascere e tempo di morire. Tempo di piantare e tempo di sradicare ciò che è piantato. Tempo di uccidere e tempo di guarire. Tempo di demolire e tempo di edificare. Tempo di piangere e tempo di ridere. Tempo di far lutto e tempo di ballare. Tempo di lanciar sassi e tempo di radunare le pietre. Di abbracciare e tempo di astenersi, tempo di cercare e tempo di perdere, tempo di conservare e tempo di sperperare, tempo di lacerare e tempo di cucire, tempo di parlare e tempo di tacere, tempo di amare e tempo di odiare, tempo di guerra.
A noi piacerebbe lasciarvi con il secondo racconto della creazione, che curiosamente è appena attaccato al primo racconto della creazione, quello che abbiamo letto all'inizio e commentato, quello nel quale il Signore Dio fa il mondo in 6 giorni e il settimo si riposa. Appena dopo la fine di questo racconto, senza soluzione di continuità, potete andare a controllare se volete, c'è il secondo racconto della creazione, che è completamente diverso dal primo. Sembra di essere in Italia. Di ogni fatto ci sono almeno 2 versioni e non si sa mai qual è quella alla quale si deve credere. Secondo racconto della creazione. Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, sopra la terra non c'era ancora alcun arbusto della campagna, né alcuna erba dei campi era ancora germogliata, perché il Signore Dio non aveva ancora fatto piovere sulla terra e non c'era l'uomo a coltivare il suolo. Allora il Signore Dio, con la polvere del suolo, modellò l'uomo, gli soffiò nelle narici un alito di vita e l'uomo divenne essere vivente. È tutta diversa da prima. Prima avevamo un Signore Dio che, pur con qualche problema di organizzazione, aveva fatto il mondo in 6 giorni e solo all'ultimo aveva fatto l'uomo e in 2 varianti, maschio e femmina, mentre qui, prima ancora di aver fatto quasi ogni cosa, fa soltanto il maschio, l'uomo. E a me, devo dire, se proprio devo scegliere, piace quasi più questo Dio, perché l'altro, certo, era un po' astratto, inventava con la parola, un po' architetto, un po' ingegnere, mentre questo è un Dio più materico, più intimo, fa questo gesto molto bello, affettuoso, fa l'uomo con le sue mani, si sporca le mani con la polvere. E poi è bellissimo questo gesto di soffiare nelle narici all'uomo l'alito di vita. Pensate che fortuna, il primo uomo nascere inspirando Dio una sniffata benedetta. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden a Oriente e vi collocò l'uomo che aveva modellato. Il Signore Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli all'aspetto e buoni a mangiare, l'albero della vita in mezzo al giardino, l'albero della conoscenza del bene e del male. Il Signore Dio prese dunque l'uomo, lo pose nel giardino dell'Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. È proprio tutta diversa la storia. Il Signore prende l'uomo da solo e lo mette nel paradiso, il giardino dell'Eden. L'Eden, bellissimo. Il nome non è un granché. Fa pensare a quei cinema all'aperto, un po' scassati, al mare. Però, e il posto è bello, pieno di alberi, di cose da mangiare. E gli dà un incarico, anzi 2, doppio lavoro, forse anche in nero, quindi con un guadagno interessante. Giardiniere e custode. E l'uomo sta lì. Certo, dopo un po' probabilmente si annoia, perché lì da solo c'è nessuno. Certo, può forse fare qualche chiacchiera con Dio quando scende nel giardino, ma come si fa a reggere la conversazione con uno che sa già tutto? Non riesci mai a sorprenderlo. Signore, lo sa che lo so. E poi anche le occupazioni che ha. Giardiniere e custode del giardino dell'Eden. Il giardino dell'Eden è talmente perfetto che le piante si potano da sole. E anche come custode, che deve fare? Tutto il pomeriggio lì in guardiola. Non c'è mai un cazzo di nessuno, una raccomandata, niente. Per cui probabilmente comincia a sentire una certa ansia. Ma il Signore, che vede e provvede, disse quindi il Signore Dio: non è bene che l'uomo sia solo, gli farò un aiuto degno di lui. Meno male. Infatti, l'uomo che ha sentito il Signore che parlava fra sé comincia, perché
L'uomo non sa esattamente di cosa ha bisogno, però sente che ha bisogno di... La scorsa primavera è stata una tragedia. L'ha passata tutta a strusciarsi contro la siepe, ma... Per cui... elettrizzata, dice, bene, arriverà aiuto. Speriamo. Non sa cosa aspettarsi, ma... Fece dunque il Signore Dio sorgere dal suolo ogni sorta di animali terrestri e tutti i volatili del cielo, li condusse all'uomo per vedere come costui li avrebbe chiamati. Vabbè, ma questa è cattiveria. Ma scusate, ma come? L'uomo si aspetta un aiuto tangibile e il Signore gli fa uno zoo. Questa è cattiveria pura. E che questo è il Dio anche di prima, della prima creazione, perché aveva fatto tutto di corsa, non si era neanche ricordato di dare i nomi agli animali, perché gli dà un nuovo incarico. Classico lavoro che si dà ai rompicoglioni negli uffici, lavoro d'archivio. E il Signore ordinò all'uomo di dare nomi a tutti gli animali. E l'uomo impose nomi a tutti gli animali. Che deve fare, poverino? È lì. Deve solo obbedire. E allora gli animali passano, uno via l'altro, e lui li battezza. All'inizio naturalmente si mette anche con molto impegno, con tutta la fantasia che ha. Fenicottero, antilope, cervo. Gli vengono bene a volte, poetici, colibrì, pesce luna. Pensare che all'inizio, in un eccesso di fiducia, aveva pensato persino, gli do nomi e cognomi. Martin Pescatore, Barba Gianni. Poi ovviamente cominciano a essere troppi sti animali, per cui non è che sempre gli vengano i nomi giusti. Ogni tanto ornitorinco, spiace. Poi comincia a detestarli, allora comincia a punirli, peggio per loro. Cozza, mandrillo, puzzola. Poi a un certo punto è esausto, non ne può più, non ha neanche più idee, non ha più nomi, non sa che cosa inventarsi, solo monosillabi. Gnu, gru, boa. Ormai è esausto, non ce la fa più. Signore, fai qualcosa, ti prego, quell'aiuto di cui parlavo. Allora il Signore Dio fece cadere un sonno profondo sull'uomo, che si addormentò. Gli tolse quindi una delle costole, richiudendo la carne al suo posto. Poi il Signore Dio, con la costola tolta all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo esclamò: questa volta sì! È ossa delle mie ossa! Anche perché appena sveglio sentì un dolore ficcante qua dietro, deve essere l'umidità di questo fottuto giardino, non ne posso più. Ma soprattutto è carne della mia carne! Ed è per questo che l'uomo abbandona il padre e la madre e si unisce alla sua donna, e i due diventano una carne sola. E dunque è proprio volontà di Dio che noi uomini e donne si stia più appiccicati che si può. Ma soprattutto è la prova, maestro, che quando si fa l'amore bene, e capita per fortuna, appena fatto si sente un dolore ficcante qua dietro, ma soprattutto si dice amore, sembra